Mister, buongiorno, come state innanzitutto questa settimana? Settimana positiva, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto le nostre cose, è andato tutto per il verso giusto, stiamo lavorando anche per cercare di recuperare quei giocatori che sono ancora fuori, per il resto tutto bene. La partita col Perugia ha certificato che il Südtirol ha superato un'altra prova di maturità? Ma sicuramente abbiamo pareggiato contro una squadra forte, contro una squadra che ha individualità importanti, abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo rischiato qualcosa nel primo tempo e poi credo che meritatamente l'abbiamo pareggiata. Domenica si va ad Arezzo, ha visto la squadra toscana all'opera contro l'Imolese e nel recupero con la Samb? Sì, ho visto la partita che hanno fatto l'altro giorno con la Samb ed è una squadra sicuramente in crescita, ma non è l'Arezzo delle prime partite di campionato, non è quella, hanno fatto investimenti e hanno inserito giocatori importanti, anche qualcuno con passato in categorie superiori, quindi hanno un organico, una rosa in questo momento sicuramente di ottimo, di buonissimo, ottimo livello, per cui non sarà una partita assolutamente semplice, chiaramente loro hanno bisogno di risalire la china, credo che una squadra, un organico che sicuramente non vale assolutamente il penultimo posto. Che partita si immagina? Fisica? Ma di certo una partita come tutte dove ci sono in palio punti importanti per noi per cercare di rimanere là in alto e per loro per cercare di venire fuori dalle zone basse. Poi loro sono una squadra che hanno anche dei valori tecnici importanti. Situazione infermeria? Ma Odogwu sta bene, sta recuperando, credo che nel giro di 15 giorni potrà far parte del gruppo. Stiamo valutando ancora Vineto se farà parte del gruppo o meno, gli altri sono tutti a disposizione. Si aprirà quindi si apriranno le scelte, avrà poi una rosa completa a disposizione. No, va benissimo perché ci sono 5 cambi, per cui è importante avere tutti a disposizione, poi è successo come l'altro giorno a Perugia che ne ho fatti pochi, ma erano conseguenza a quello che vedevo in campo e le cose stavano andando bene così come erano, per cui altrimenti di solito 4-5 cambi si fanno sempre, per cui ormai non si gioca più in 11, si gioca in 16 e poi comunque devono stare tutti pronti perché comunque chi ha dimostrato poi in campo c'è rimasto.